Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel nostro canale. Come potete vedere, oggi affronteremo il primo episodio del gameplay di Silent Hill 2. Io sono Demoside e con me oggi c'è Ciao 1994. belli. Quindi, che dire, cominciamo subito a parlare un po' in generale del gioco, dai, prima Allora, di cominciare beh, il gameplay. come chi è, cioè ragazzi, chi è che non conosce Silent Hill? Silent Hill è comunque un gioco veramente fantastico, perché è uno dei veri e propri survival horror, sicuramente migliore degli ultimi 10 anni di Ops, videogiochi. scusate. Diciamo che comunque Silent Hill è un horror psicologico, perché comunque la storia è fondamentale di Silent Hill, vero Demoside? Sì, è una parte, penso, è proprio la parte fondamentale del gioco, perché essendo un horror psicologico, devi seguire passo passo la storia, perché comunque è tutta incentrata sulla psicologia del personaggio. Anche i Quindi, mostri, diciamo, si sì, ripercuote anche i lì, sì. mostri e la città sono proprio le vere e proprie proiezioni della sua mente. Fantastico, quindi ecco Quindi, ragazzi, iniziamo questo gameplay e come potete vedere sì, mettendo una bella diciamo, nuova aspetta. partita. Sì, ok. E facciamo subito vedere questa caratteristica particolare di questo gioco, ovvero selezionare due tipi di livelli di difficoltà, ovvero il livello d'azione, come potete vedere, Comunque ovvero anche diciamo, la lo difficoltà scontro con con i nemici, sì, sì, con i la mostri vita, e queste tutte cose. altre E il cose. livello degli indovinelli. Oh, una cosa particolare, Certo, diciamo. gli enigmi troverete proprio centinaia, cioè no, sì, cioè, penso sì, Un anche centinaio un centinaio di enigmi. di enigmi, sì, li Gli trovate. enigmi, Gli enigmi. sicuramente. Quindi ecco Ok, ragazzi, noi mettiamo normale normale perché sennò. se no non finiremo mai questo gameplay. Ok. Intanto andiamo avanti, silenzioso. Ok, E quindi diciamo che comunque la Konami ha dato saltiamo il il meglio video. di sé. Sì, Sì. assolutamente. Guarda, ha Passato dato il un meglio di video. sé nei primi quattro, perché il Team Silent è veramente stato, penso, una delle software house più talentuose per la produzione di quei giochi horror. Oh, come potete vedere, ragazzi, il gameplay con queste telecamere fisse, come avete già visto magari in altri. Oh, Bello, qua hai ce l'ho visto? Ma andata. che ci sta disegnato? Aspetta un attimo. Oh, bambino! Un Non lo so, bambino una cosa strano. abbastanza Vabbè, usciamo. inquietante. Allora, intanto come potete vedere anche i posti che sono macabri e inquietanti allo stesso tempo. Vediamo che abbiamo appena saltato un filmato in cui il nostro personaggio Ah, sì, vabbè, sì, leggeva una. parliamo un Sì, della attimo storia, della dai, trama in generale. ok. Comunque, questo tizio biondo strano, tipo strano tizio Come si biondo, chiama? si chiama James Sander. E Un altro praticamente tizio biondo ormai. riceve una lettera dalla moglie che gli dice appunto di venire in Silent Hill dove si sono conosciuti. Però Da la moglie, caso Silent strano, era morta 3 anni prima. Hill. Quindi, cioè, Oh, lui non è che dice magari, non è che mi stanno a allegra. prendere per culo. No, No, andiamo a Silent è Hill tipo a perché mia moglie, che è Silent Hill. morta 3 anni fa, mi ha scritto una lettera E e mi ha detto io di devo andare a venire, Silent Hill, capito? assolutamente. Questa bella macchina arrugginita in cui all'interno troviamo una mappa di Silent Hill. E quindi ecco, Un'altra andiamo. cosa importante di questo gioco, le mappe sono fondamentali. Ogni volta che entrate in una nuova location, dovete sempre procurarvi la mappa di quel posto, perché comunque non avrete possibilità se no di orientarvi. Non sto vedendo che va una pioggia in più slitta il nostro personaggio, quindi Drifta, oh, drifta in curva. sarà la guazza e l'umidità di Silent Hill sicuramente a creare questo effetto alquanto strano. E quindi ecco, vediamo gli alberi pixellosi, il terreno che scivola Sì, sotto i no. nostri piedi, sembra che Vabbè, è molto, guardalo. alla fine. Allora, quindi ecco, vediamo. No, sì, comunque, come ho già detto, Vai, essendo James, vai! essendo un horror psicologico, comunque, cioè, i mostri che incontreremo, appunto, sono delle le proiezioni dei peccati del protagonista. Quindi ogni tipo di mostro richiamerà, appunto, un tipo di peccato commesso dal protagonista. Ecco Dei perché è molto. Ecco perché è tenazzi, molto importante, comunque, seguire la trama e tutto lo sviluppo del gioco. assolutamente. Anche il cambio, il tipo, comunque, cioè il carattere del giocatore. Sarà difficilissimo, secondo me, immedesimarsi, perché comunque alla fine Ma più che non è un altro finale perché uno dei veramente. migliori, no, anche perché il nostro No, in senso perché è personaggio molto cupo. Come potete è vedere, qui provabile, troviamo il primo punto di assolutamente. salvataggio. Quindi ogni volta che durante la storia troveremo Un appunto. pozzo, diciamo. No, No, un pozzo, questi questo. Ah, fogli questi fogli rossi. rossi. Ok. Sì, troveremo appunto Perdonate la mia ignoranza. questi fogli di salvataggio. Adesso facciamo un attimo La vedere. mia ignoranza perché Ok, comunque. questo comunque, vabbè, salva un nuovo folder. Comunque a noi non ci servirà perché appunto abbiamo i salvataggi rapidi che Assolutamente. sono molto Quindi comodi appunto per fare gameplay. folgiamo proprio Sì, il. foglio. No, sto dicendo comunque sei ignorante su Silent Hill perché comunque purtroppo. No, io i primi, fino al 3 ho giocato, cioè l'ho giocato tutti. Poi
E ogni volta sono rimasto veramente colpito perché comunque a livello di trama e di sviluppo della storia rimane sempre, Allibito. secondo me, è il top dei giochi horror, cioè sì. Oh, Qui perché troviamo incontriamo questa il primo personaggio principale, sì, video? secondario, scusate. Saltiamo il video, lo Ok, spieghiamo. diciamo che comunque questa ragazza che si trova all'interno di questo cimitero è alquanto provata perché Sì, anche comunque. lei comunque viene a Silent Hill appunto alla ricerca di qualcuno. In questo caso di quel padre che l'aveva violentata Un da padre che ragazza. comunque dalla Quindi è ragazza un po' per diciamo. vendetta le cose. Anche la psiche, la psicologia dei personaggi secondari sarà molto importante. Perché anche loro saranno Assolutamente. molto caratterizzati. Non è che comunque incontreremo dei personaggi secondari che comunque saranno lì messi Cioè, magari a comunque diciamo sono aiutarci. importanti. È sempre il Sì, il nuovo palo. Il palo. Il palo. nostro palo, caro amato palo. Sta dicendo che comunque Silent Hill ho giocato soltanto il 4, ovvero il The Room. The Però Room è. è sempre un bel gioco, anche se comunque l'ultimo capitolo del Team Silent è anche Eh sì. quello è un bel gioco, però comunque, Però cioè, ecco poi non so io perché la Konami purtroppo. ha voluto, cioè, Evidentemente chiudere il team, anche perché la c'è. software house o non aveva fondi o comunque ha Guardate, capito. E lo sai che ha fatto bene. Evidentemente sì, ma porca miseria, ha cioè, ha visto gli dato. errori da parte di Capcom. Che dopo il terzo non sapevano più che cosa fare. Volevano assolutamente romperci il gioco. Comunque la Si è trama detto, del ma lo sai gioco. che c'è? Ma la Capcom ha distrutto una saga importantissima, ma Intera! facciamolo anche noi, no? No, vabbè, alla fine Silent Hill o comunque il team Konami ha scelto di stoppare la storia in. Ma diciamo, Vabbè, hanno oddio, continuato. aspetta, No, hanno hanno fatto Dawn affidato. Tower, hanno Sì, fatto no, anche quest'anno è uscito. Ah, Origins. Ma ok. hanno più che altro il Team Silent che ha sviluppato i primi quattro. Si è sciolto e ha affidato il compito di sviluppare i seguiti Sì. ad altri team che però, cioè, Non hanno hanno fatto giochi fatto. veramente scarni. Esatto, Cioè, vabbè, invece veramente. che Capcom, invece mi lusinga, anzi, che Capcom abbia continuato a fare Alla i fine, la Resident Capcom a livello cioè, di grafica, Ma risoluzione, ragazzi, magari ha sempre Capcom comunque assolutamente. alti Ma livelli. io amo Invece Capcom, proprio per questo. con Silent Hill hanno fatto veramente. Beh, Sono vediamo dalla padella il. alla brace, cioè, sono andati proprio, si sono sputtanati alla Beh, il grande. fatto è che comunque diciamo che il Silent Hill ha sviluppato il gioco più che altro sulla storia Sì, e però, cioè, mentre la hanno Capcom rovinato diciamo. veramente una saga. Che era Purtroppo. all'apice, era secondo me il miglior survival horror è stato. Anzi, questo è il 2 è considerato uno dei giochi più spaventosi di tutti i tempi. Anche Cioè, pensa che se. roba, quindi Quindi, è comunque, cioè, un gioco fantastico. del 2000. Ricordiamo un gioco del 2002. Quindi, ancora oggi ha questo titolo. Possiede questo titolo. Quindi, cioè. Comunque, non Quindi, cioè, è. un bel gioco, comunque un bello sviluppo da parte del Team Silent e comunque anche di Konami, che è andato il meglio di se stessa. Stavo dicendo che comunque Sì, la comunque, Capcom, cioè, il col 4 e il 5 ha ormai Team dato il meglio di Silent se comunque, cioè, nell'azione. non è andato a far, cioè, comunque a scomparire del tutto, perché comunque si sono divisi e hanno continuato a fare altri giochi horror, come Ah. non so se conosci la serie di Siren Blood Curse, Ah, sì, a che me ha hanno fatto il Team Silent che si è diviso. Ah, sempre fantastico, da degli infatti elementi del è. Team Silent, e come puoi vedere comunque è sempre caratterizzato da questo horror comunque molto strano. Ma è Allora, siamo fantastico, appena cioè. entrati In nella Silent città. Hill. In Silent Hill, la città caratterizzata da una fitta nebbia. Sì, ragazzi, e quindi E vediamo eccoci. davanti a noi abbiamo il flower shop, Sì, ovvero questa il negozio dei fiori comunque è è a la città. Silent Abbiamo comunque la mappa della città, totalmente esplorabile. Hill. E Assolutamente. adesso comunque andiamo avanti perché comunque non possiamo. Cioè, siamo nudi. Andiamo avanti, però siamo appena entrati, quindi andiamo Ok, avanti. andiamo avanti. Qua mi Happy pare. Burger! No, mi sono emozionato dall'Happy Burger. Quindi ecco ragazzi, andiamo a prendere Qua c'è. questo nostro medikit, Sì, c'era il sicuramente. primo medikit, qua me lo ricordavo perché comunque io. Ah, ecco, un'altra caratteristica particolare di questo gioco sono i finali multipli. I finali multipli comunque sono diciamo una cosa nuova all'interno di Sì, questi giochi io. survival horror. Sì, diciamo, è stata. Non so se è stata introdotta proprio da Silent Hill 2, però comunque Silent Hill È stato uno è. dei primi, Sì, uno diciamo. dei primi sicuramente. Capostipite dei finali Ok, multipli. ecco. Oh, Qui ci subito. troviamo. Ah, le prime tracce di sangue, ok. Questi Cosa sono? sono sangue? Non si sa, cos'è una E domanda qui o un'affermazione? troviamo il primo mostro, ecco, vedete, questo Monster! è uno dei primi mostri che incontreremo, è il più diffuso in tutta Silent Hill e questa è proprio una delle proiezioni della Mente mente, contorta, sì, diciamo, la della mente mente del contorta del personaggio, nostro quindi rimanda personaggio. appunto un aspetto della mente del personaggio.
Qua mi pare James. Che comunque una volta io, cioè, tizio biondo James. Tizio biondo James. E quindi ecco, andiamo a vedere. Sicuramente dobbiamo inseguire il nostro mostro. Sì, ma ti pare che no? Cioè, lui uno, vede una traccia di sangue, qualcosa, dice: ma no, non andiamo. Ma già il fatto strano che comunque una moglie che è morta 3 anni fa ti scriva una lettera. Lui che fa, va a Silent Hill, chiazzoni di sangue ovunque. Sì, per quale motivo? Allora, quindi ecco, ragazzi, vediamo un po'. Allora, lui continua a stare qua. Ma siamo sicuri? Bond? Ah, no, ecco. No, tizio biondo, James. Quindi ecco, vediamo la sempre... Dobbiamo andare qua perché comunque... Sentile, oddio, la testa. Oh! Allora, ok, entriamo qui che c'è un altro... Vediamo il personaggio a quanto provato. Ma che sta a vedere? Il cancelletto no, si apre. È provato. E quindi ecco, ragazzi, vediamo un po' sicuramente questo nuovo punto di salvataggio. Oh, ecco il punto di salvataggio. Ce l'ha fatta. Stava crashando. Sì, stava crashando il gioco, ragazzi. Cioè, io veramente mi stavo sentendo male. Allora, io direi sì, finiamo un attimo qui perché io ho paura che magari ricresci il gioco. Io il video comunque con questo nuovo punto di salvataggio. Sì, salviamo e fermiamo il gioco qui, dai. Cioè, il primo gameplay. E quindi, ragazzi, vi ringraziamo veramente tantissimo per le visualizzazioni dei video precedenti, per i nuovi iscritti che comunque ci fanno sempre piacere, per l'angolo delle sponsorizzazioni sponsorizziamo il nostro amico Dark Lucifer, che comunque è veramente un grande, ho visto anche i suoi ultimi video, è veramente fantastico. Ho visto anche che ha commentato il video che hanno fatto i miei due amici, ovvero Demo Side Darkness o il video di Minecraft, lui ha commentato, quindi veramente grazie tantissimo e vi ringraziamo ancora tantissimo e ci vediamo al prossimo gameplay di Silent Hill. Ciao belli.